È stata una bella partita a viso aperto. Il Modena è una grande squadra. Noi abbiamo cercato di ripartire in contropiede. Probabilmente dovevamo fare male quando abbiamo avuto le occasioni. In contropiede non l'abbiamo fatto, però sapevamo di incontrare una grande squadra. Partita equilibrata fra due squadre che vogliono giocare a viso aperto, che cercano sempre la vittoria. E alla fine la spuntata del Modena che, diciamo, alla fine ha fatto un gran gol Ferrari. Peccato, peccato per noi. Un gol anche da parte vostra, primo tempo bellissimo il gol di Falco. Sì, ha fatto un gran gol, avevamo avuto un'altra occasione con Nadarevic. Quando ti capitano queste occasioni, sia il primo tempo che il secondo tempo, devi cercare di chiudere le partite, altrimenti quando giochi contro giocatori come Granoce, Ferrari, Signori, che sono giocatori sempre che si possono inventare qualcosa, o Luca Nizzetto, rischi alla fine, magari gli ultimi 5 minuti, due occasioni. Poi mi ha fatto pure Nardini, perciò siamo a posto. Oggi, oggi non potevamo mai uscire con dei punti da Modena. Noi facciamo sempre Natale, poi riusciamo a fare dei bei regali, perciò abbiamo fatto questo regalo al Nardo, che forse non so da quanti anni non Nel segnava. Modena mai, Ah, non nel, l'hai visto lo so, mai. lo so. Però dispiace, dispiace perché uscire qua con un risultato in un campo come Modena era una cosa importante per noi, però teniamoci la prestazione perché la squadra ha tenuto botto contro una squadra forte, cercato di difendere ma nello stesso tempo ripartire e di creare occasioni. Peccato che quando siamo ripartiti in contropiede non abbiamo sfruttato, abbiamo sempre sbagliato l'ultimo passaggio. È una cosa che quest'anno non mi so spiegare, l'anno scorso subivamo molto meno e nello stesso tempo creavamo molto, segnavamo molto. Quest'anno subiamo qualche gol in più e probabilmente dobbiamo sistemare qualcosa nell'atteggiamento difensivo a livello di collettivo della squadra. Se sai, a Modena ho visto 2 anni importanti, la gente mi è stata sempre vicina, perciò c'è un rapporto particolare con la gente di Modena. No, 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 abbiamo perso. Siamo ripartiti, abbiamo creato, non credo che sia un problema se ci siamo messi a 3 dietro, a 5. Il problema è che dovevamo chiudere prima con dei contropiedi che abbiamo fatto e non abbiamo sfruttato, perché quando vinci 1-0 a Modena e ti capitano 2-3 volte di andare sul 2-0 devi sfruttare le occasioni, perché come ho detto prima, che quando giochi contro giocatori importanti la prima palla, vedi Ferrari la prima palla che ha avuto giusta per tirare in porta, non ci ha pensato 2 volte, ha fatto un gran gol e questo dispiace, peccato per il risultato. No, vabbè, si sa, i centrocampisti lo sanno che devono fare sempre un lavoro importante sia di ripiego, di ripartenza, ogni tanto cercare di accompagnare la fase offensiva. Peccato, peccato veramente perché oggi avevamo l'occasione di fare qualche gol in più e non l'abbiamo fatto. Nonostante tutto abbiamo giocato contro una squadra importante come il Modena che ha creato tanto, ma il Trapani credo che deve ripartire da questa mentalità come ha sempre giocato fuori casa e cercare di dare sempre il massimo, cercare di ottenere sempre, di essere propositivi. Sì, è un'altra squadra importante, ha battuto il Bologna, saranno pieni di entusiasmo e ora niente. Intanto pensiamo a rientrare a casa e da domani ripensiamo all'Avellino. Grazie, ma speravo in un altro risultato che magari il mio gol potesse portare i punti alla squadra e così non è successo e sono rammaricato. No, credo che nelle mie caratteristiche devo farli spesso perché magari devo segnare molto di più. Fino adesso ho fatto tanti assist per i compagni e spero di continuare così a fare il più gol possibile. No, il fallo era netto, l'arbitro non l'ha visto, io l'ho richiamato per dirgli che era fallo, ma senza dirgli parole. Mi ha ammonito, è stata un'ammonizione secondo me severa. Sì, fin quando eravamo aggressivi loro credo che hanno giocato poco, il pallino del gioco l'abbiamo sempre tenuto noi. Poi capita spesso, come ogni partita, magari abbiamo quei 15-20 minuti dove ci abbassiamo e pigliamo gol. Quindi dobbiamo continuare a giocare sempre su ritmi alti per mettere in difficoltà l'avversario. Tanto stando dietro il gol prima o poi lo prendi. Sì, lavoro in settimana, questa diciamo, è una mia pecca. Il mister mi richiama sempre, durante la settimana mi sprona molto a fare la fase difensiva. Devo ringraziare perché mi sta aiutando molto, ma devo continuare così e fare sempre di più. Sì, la classifica è cortissima, basta una partita per andare in zona playoff e una partita per essere risucchiati nella zona bassa. Noi adesso abbiamo un'altra partita importante con l'Avellino e dobbiamo conquistare i 3 punti in casa davanti al nostro pubblico. Torniamo a casa un po' con l'amaro in bocca perché dopo essere passati in vantaggio dovevamo gestire meglio la partita. Questo dobbiamo migliorarlo assolutamente, lo faremo già da domani.
poi comunque va anche dato merito al Modena, che è una bella squadra, ma noi dobbiamo assolutamente migliorare questa cosa, e sono convinto che già da mercoledì con l'Avellino tornerà un grande Trapani, perché noi vogliamo vincere a tutti i costi. E di positivo, cioè, non so, magari, ecco, come dici tu, la mia prova, però poi è fine a se stessa, perché se abbiamo perso vuol dire che anche io devo dare qualcosina in più. Io penso prima alla squadra e poi a me stesso. La nostra caratteristica è quella appunto di rialzarci subito, e lo faremo, e sono convinto che mercoledì il nostro fortino faremo una grande partita. Come dicevo, loro sono una buonissima squadra, davanti hanno dei giocatori come Ferrari e Granoce, che per la categoria sono importanti, e niente, ci hanno messo un po' lì, e poi se ti difendi a oltranza, poi prima o poi il gol lo prendi. Dobbiamo essere più aggressivi sin da subito, come il mister ci chiede. È una cosa che ci deve entrare in testa, perché per il resto del campionato vorremmo giocarcela, per arrivare nei piani alti serve il giusto equilibrio. Sì, dobbiamo stare lì, nel caso ci mettono un po' dietro e ripartire, perché poi se andiamo a analizzare la partita abbiamo avuto le nostre occasioni, pure al primo tempo potevamo andare sul 2-0 con Nadarevic. E poi non so come si mette la partita, quindi ci rimbocchiamo le maniche e da mercoledì riparteremo alla grande.